Buongiorno a tutti, sono Fabio Sozzi. Faccio una breve, cerco di essere breve, carrellata praticamente della parte normativa che è quella che dà vita all'app della gestione delle DAS. Questa regolamentazione viene un po' da lontano nel tempo perché si parla del 1996 che aveva istituito quello che era questo documento accompagnatorio semplificato per la circolazione dei prodotti energetici, per cui tutti questi prodotti sono soggetti al regime delle accise. Per cui in queste slide trovate una panoramica di quali sono le norme di riferimento per questa gestione. Nel 96 era un vero e proprio regolamento, quindi cosa doveva contenere questo documento e come doveva essere utilizzato. Poi dopo arriviamo fino negli ultimi anni scorsi, nel 2019, in cui sono stati estesi i dati che dovevano essere indicati in questo documento fino all'oggetto e del corso di oggi, una determinazione direttoriale che disciplinava il DAS elettronico, le DAS, è in vigore dal 1° ottobre, prima fase di comunicazione telematica. A seguito poi ho indicato quello che sono circolari esplicative e risposte a varie domande che erano state inviate all'Agenzia delle Dogane, che è l'ente che tratta tutta questa tematica, è Agenzia delle Dogane Monopoli. Ma vediamo adesso quello che principalmente serve per iniziare un colloquio con le dogane per questa gestione delle DAS. E il primo passo è l'identificazione dell'azienda al servizio telematico doganale, per cui l'utente si deve registrare alle dogane, deve fare una richiesta di abilitazione ai servizi telematici. Una volta che è avviato questo iter, si presenta all'ufficio delle dogane territorialmente competente in modo da avere questa autorizzazione, per cui c'è questo accesso a questi servizi. LEDI è un acronimo inglese, Electronic Data Interchange, per cui la prima cosa da fare è accedere al servizio telematico delle dogane, e qui nella slide ho riportato quello che può essere il link. Di solito queste autenticazioni fatte al servizio di solito sono già state fatte per altri motivi. Nel caso, quello lì è il link per poter incominciare l'iscrizione. E si tratta praticamente di compilare quella che è un'istanza che verrà poi dopo stampata, si prende appuntamento con l'ufficio delle dogane e avviene una prima autorizzazione. Questa autorizzazione viene anche rilasciato delle credenziali per effettuare il primo accesso ai servizi telematici. E qui troviamo che abbiamo due ambienti. L'ambiente di addestramento è un ambiente di prova in cui fare le prove di funzionalità al collegamento telematico e l'ambiente reale, che è l'ambiente in cui dopo verranno inviati i messaggi. Quindi occorre fare questo primo accesso in entrambi gli ambienti. Bisogna abilitarli entrambi. Una volta che si è sbrigata questa formalità, allora si passa a un successivo step attraverso il modello autorizzativo unico. Ossia, in questo momento qui si andrà ad identificare chi sono i soggetti che utilizzeranno i servizi. E sono persone fisiche. La prima richiesta è per accedere a tale servizio di essere in possesso dell'identità digitale SPID di livello 2. Questo anticipa un po' i tempi perché stiamo andando nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche a un'identificazione con lo SPID. Una volta che si entra attraverso questo modello autorizzativo, se si è andato a identificare, si deve effettuare la nomina del gestore. Nel caso di dati individuali,
il richiedente viene già abilitato come gestore. Diversamente, invece, nelle società occorre nominare il gestore, il legale rappresentante della società. È possibile anche inserire quelli che sono i soggetti incaricati, ossia le persone che materialmente andranno ad utilizzare questi servizi. Anche qui è richiesto lo SPID di livello 2. Per alcune configurazioni dei soggetti incaricati, perché magari c'è anche la procura della firma o altre situazioni, può essere necessario, come è stato fatto per l'identificazione ai servizi dell'Agenzia delle Dogane telematici, presentarsi presso l'ufficio delle dogane territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione al servizio. Una volta che si sono stati identificati il gestore e il soggetto incaricato, a questo punto si andranno ad abilitare quali sono i servizi telematici delle dogane che si andranno ad utilizzare. Nel nostro caso si dovrà andare ad abilitare la gestione dei certificati, che sono dei certificati di autenticazione per tutta la messaggistica che viene effettuata ai servizi telematici. Quali messaggi devono essere autenticati, allora si abilita anche il servizio del DAS, movimenti di accesa assolta. Questa autorizzazione è necessaria perché qui tecnicamente il dialogo che viene effettuato tramite dei web service in modalità user to service dal portale unico Dogane Monopoli. Servizi vengono rilasciate le autorizzazioni esclusivamente a persone fisiche, per cui ci ricolleghiamo al passo precedente in cui è stato identificato il gestore ed è stato eventualmente identificato il soggetto incaricato. I certificati di autenticazione, questi qui vengono praticamente messi a disposizione in download nel modello autorizzativo unico, qualora il gestore, il soggetto incaricato, è messo in stato autorizzato. Per cui occorre procedere a una creazione dei certificati di autenticazione. I certificati di autenticazione sono da lavorare sono due, in ambiente reale e in ambiente di addestramento. Quindi questo passaggio deve essere fatto due volte per entrambi gli ambienti. Ora, di questa lavorazione che è comunque nel sito dei servizi telematici, ci sono delle pagine che spiegano passo passo. Anche nel manuale dell'app che abbiamo rilasciato, ed è scritta passo passo la procedura da seguire per la produzione dei certificati di autenticazione, con tanto di videate delle pagine dei servizi telematici in modo da darvi la possibilità di eseguirlo senza intoppi. Anche noi abbiamo predisposto comunque un servizio tramite una richiesta che potete fare su EasyPass per assistervi e aiutarvi nella lavorazione di questi certificati che poi sono necessari per il funzionamento dell'app e della produzione dei documenti. Sul servizio delle movimentazioni DAS, uno dei requisiti di cui bisogna procurarsi precedentemente è la firma elettronica. Dalla documentazione che rilascia il servizio telematico delle dogane, la firma ha una caratteristica ben precisa, deve essere una firma in formato Xadex Bes Enveloped. Le DAS, il documento, il messaggio che può essere inviato alle dogane, può essere messo esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto incaricato, per cui bisogna dotarsi di una firma proprio del soggetto che andrà a fare questo tipo di comunicazione con i servizi telematici. Chiaramente il soggetto delegato può essere un dipendente del soggetto speditore dell'azienda, colui che produce il DAS e che fa uscire le merci
dal deposito e il soggetto speditore. Vediamo un attimo, scendiamo di un ulteriore dettaglio e andiamo a vedere quali sono i messaggi che posso andare a gestire con i servizi telematici delle dogane. Per cui abbiamo il primo, che è l'emissione del DAS elettronico, e c'è anche il servizio di annullamento del DAS elettronico, perché non è più necessario far uscire la merce dal deposito, quindi prima che inizi la partenza dell'autobotte vado ad annullare tutta l'operazione. Poi abbiamo il cambio di destinazione del prodotto e il rapporto di ricezione del prodotto. Per cui se faccio uscire delle merci userò l'emissione delle DAS, se ricevo le merci nel deposito dovrò effettuare il rapporto di ricezione del DAS che mi è stato consegnato nel momento in cui mi è stata consegnata la merce. Questi messaggi coprono tutte le casistiche di accompagnamento della merce ad accisa assolta. Poi dopo andrò un attimo anche qui nel dettaglio di dove si trovano tutte le definizioni, gli obblighi e le procedure da seguire per poter assolvere alla normativa. Tracciati, documentazione tecnica qualora ce ne fosse necessità, magari anche per quando si vanno a fare gli invii dei messaggi, possono tornare dei codici di errore. O della una messaggistica, si trova tutta la documentazione in determinate pagine del sito delle dogane, di cui ho riportato i link in modo da avere sempre una documentazione anche per capire quello che sono eventuali messaggi di errore. Vediamo un attimo quali sono i processi di questi messaggi. Quindi chi fa il messaggio e quando deve essere fatto. Quindi l'emissione del DAS elettronico è sempre fatto dall'azienda che deve consegnare la merce e deve essere fatto prima della partenza della merce, prima dell'uscita del deposito. L'annullamento del DAS eventualmente emesso, viene annullata la spedizione. Deve essere effettuato entro 20, le 24 ore del giorno di spedizione della merce, comunque almeno prima della partenza della merce. Una volta che viene effettuata la spedizione e nel DAS elettronico si andranno ad indicare il giorno e l'ora in cui inizia la consegna della merce, non potrò più annullare questo DAS nel momento successivo dalla data indicata e dall'ora indicata nel messaggio del DAS elettronico inviato. Per quanto riguarda il cambio di destinazione, è sempre a cura dello speditore indicare che la merce viene dirottata presso un'altra destinazione rispetto a quella che era indicata nel DAS elettronico inviato. Quindi, in caso di dirottamento oppure di rifiuto della merce, che il mio destinatario rifiuta la merce oppure ne rifiuta una parte, posso avere già la casistica che un altro desidera avere la merce e allora sarà cura mia come azienda di andare tramite il messaggio di cambio di destinazione, di indicare dove andrà consegnata la merce originariamente del primo destinatore. Qui troviamo che ci può essere l'azienda di trasporto come chi esegue il cambio di destinazione. In realtà, l'incaricato del trasporto comunica allo speditore la quantità e la qualità del prodotto effettivamente scaricato al primo destinatario. Oppure che ritorna indietro con la merce, per cui non avrò il cambio di destinazione, praticamente andrà a riflettere quello che è il ritorno, la reintroduzione della merce in deposito. Per quanto riguarda il rapporto di ricezione, viene effettuato dal destinatario a ricevimento della merce
Oppure lo speditore in caso di reintroduzione della merce in deposito o nei casi del DAS collettivo. Andiamo a vedere un attimo, in base a questi processi che ho appena descritto, come funziona il ciclo di vita di questi messaggi. Per cui avrò la composizione del mio messaggio, che lo spedirò ai servizi telematici dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Parte un processo di validazione del messaggio che sia tutto ok. Il sistema informativo, se ok, torna indietro. Praticamente il documento DAS in formato PDF dove viene apposto un numero di serie e viene apposto anche un glifo e un QR code che ne autentica il documento. Il documento risulta autentico. Per chiarire meglio questo passaggio, torniamo indietro di quando, prima dell'avvento di questa gestione telematica del documento, si andava all'agenzia delle dogane e si andava a richiedere, e portando quella che era la modulistica, che veniva poi timbrata a secco e venivano numerati e l'agenzia delle dogane registrava per conto dell'azienda che dal numero al numero apparteneva all'azienda e dopodiché si poteva tornare in azienda e cominciare a stampare su questa modulistica tutta i documenti per quando doveva uscire la merce. Una volta che ho stampato il mio DAS, lo posso consegnare all'incaricato del trasporto che effettua il trasporto al destinatario. E qui abbiamo l'accettazione della merce. Una volta che il destinatario accetta la merce, trasmetterà il rapporto di ricezione al servizio delle dogane. Se invece c'è un rifiuto della merce, parziale o totale, entriamo nella casistica che la merce deve essere ridestinata, quindi o c'è una reintroduzione al deposito oppure viene consegnata a un altro destinatario. Per cui l'azienda predisporrà il messaggio di cambio di destinazione, qui ritorna sempre che lo manda alla validazione del servizio delle dogane. Una volta che viene validato, nel caso di destinazione, torna indietro alla merce. Una volta che invece viene mandato a un ulteriore destinatario, viene prodotto da parte dell'Agenzia delle Dogane un documento che si chiama il DAS non scorta merce, che poi dopo verrà consegnato al nuovo destinatario. Qualora io riceva dalla merce, eseguo un rapporto di ricezione per la validazione al sistema informativo. Questo a grandi linee è come gira tutta la messaggistica dei servizi telematici delle dogane riguardanti questo documento. Andando nel dettaglio di un singolo messaggio, che cosa succede? Nel momento io che compongo tutti i dati che devono confluire nel DAS, il messaggio deve essere sempre firmato. Poi dopo il processo acquisisce anche quei certificati di autenticazione che si erano lavorati prima e viene spedito tutto il messaggio ai servizi doganali. Ricevono il messaggio, avviene il controllo e la validazione che produce un esito. Se c'è un errore, allora viene motivato l'errore con un codice e una descrizione. Quindi il DAS non è valido e si ritorna indietro col processo, quindi si andrà a correggere quello che sono i dati per le DAS e rispedirò di nuovo il messaggio. Se invece è ok, allora insieme all'esito c'è la produzione proprio del PDF con l'attribuzione di questo numero e del QR code che ne determina la sua autenticità. Questo succede per tutti i messaggi. Viene prodotto il DAS ufficiale o il DAS non scorta merce, perché comunque c'è già un documento ufficiale da cui si fa origine. Tutto questo servizio che viene determinato dalle dogane è tutto poi nell'ottica di produrre
una dematerializzazione del registro di carico e scarico delle merci, che prima era sempre la ditta che se ne occupava, ne faceva una conservazione, c'è tutta una conservazione di documenti che c'è anche adesso, ma può essere fatta elettronicamente la conservazione dei documenti. Con documenti intendo tutti gli EDAS che vengono prodotti, sia quelli effettivi di trasporto, di trasporto della merce che gli EDAS non scarta merce, gli EDAS collettivi, comunque si è obbligati a una conservazione per un periodo mediamente di 5 anni, che poi dopo tutto questo servizio andrà a dematerializzare questo registro di carico e scarico. Quindi il registro di carico e scarico viene creato dai servizi delle dogane, di cui dopo si farà la consultazione alle dogane. Passiamo ora a vedere quali sono gli aspetti e le indicazioni che vengono dati dall'Agenzia delle Dogane tramite la determinazione direttoriale 139764 di maggio 2020. Praticamente questo qui è il riferimento principale di vedere quali sono gli obblighi e quali sono le procedure da osservare per questa gestione dei DAS elettronici. Per cui la determinazione dà un ambito di applicazione di questo documento che legittima il trasporto delle benzine e gasoli. Dal 1° ottobre le DAS obbligatorie solo per le benzine e gasoli. In realtà i DAS cartacei sono ancora in vigore, vengono ancora utilizzati qualora io commercializzi gas per il riscaldamento o altre situazioni. Avverrà un momento successivo dove anche queste gestioni entreranno nella telematizzazione del DAS. Quindi il ricevimento della merce deve essere sempre seguito dal messaggio di ricezione della merce da parte del destinatario dell'avvenuta consegna. La copia delle DAS è conservata nella contabilità sia dello speditore che del destinatario. Quindi troviamo attualmente queste direttive nella determinazione. La modalità di emissione, quindi qui viene indicato che è il sistema telematico che valida le DAS e viene prodotto il PDF, come vi dicevo prima. E questa procedura praticamente risparmia di dover andare alle dogane per fare la bollatura secco della modulistica per proseguire col proprio lavoro. Nelle modalità di emissione, qui nella determinazione vengono indicati nel dettaglio tutti i dati che devono contenere i messaggi. Quindi occorre sempre indicare quali sono il codice d'ITA e il codice CISA che identifica lo speditore, l'agenzia delle dogane e anche il destinatario. Qualora il destinatario non sia registrato alle dogane, viene definito destinatario non censito, allora si andranno ad indicare tutti i dati della destinazione, quindi l'indirizzo, e il codice fiscale del destinatario per una sua successiva identificazione nel caso di controlli che l'agenzia delle dogane o la Guardia di Finanza intende fare. Il prodotto viene identificato tramite una denominazione commerciale dei codici NC e CPA, oltre all'indicazione delle quantità in termini di volume a temperatura ambiente e volume a densità a 15 gradi. Questo succedeva anche prima. L'indicazione delle quantità, i codici NC e CPA sono comunque delle tabelle che si possono reperire sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Nel caso di estrazione della merce da un deposito fiscale, che hanno dei regimi di controllo aggiuntivo, soprattutto per quanto riguarda l'IVA e le accise, nel documento dovranno essere anche indicati gli estremi della delega di F24 del pagamento delle accise, oppure, se previsto, qual è la causale di esonero del versamento e gli estremi dell'eventuale garanzia. Le DAS ha una validità temporale massima di 18 ore dal giorno e dall'ora indicati. Va detto che nel documento deve essere indicato anche qual è il tempo previsto per la consegna.
Nella determinazione vengono identificati quali sono i controlli che devono essere eseguiti nel momento in cui si fa questo tipo di movimentazione della merce, e nella determinazione viene indicato i controlli che possono essere eseguiti dall'Agenzia delle Dogane e può prevedere anche riscontri fisici sui prodotti spediti. È proprio una controllo, per esempio, dei volumi e delle densità che sono indicate nel documento, per vedere se effettivamente corrispondono al vero. Nella determinazione abbiamo poi dopo indicati quali sono gli obblighi di chi spedisce la merce, gli obblighi dell'incaricato al trasporto, quindi chi esegue il trasporto della merce ha degli obblighi. Soprattutto qui vengono indicate determinate situazioni che si possono verificare durante il trasporto. E è interessante notare che nel caso, e faccio un esempio per cercare di essere il più chiaro possibile, il trasporto deve durare un'ora. Prevede un tragitto in autostrada c'è un incidente, viene bloccato tutto il traffico. Per cui si sfora di quell'ora. Allora l'incaricato al trasporto deve mettersi in contatto con lo speditore oppure utilizzare un'applicazione web responsive messa a disposizione dall'Agenzia delle Dogane per indicare che c'è un intoppo e che quindi occorre dover aumentare la durata del trasporto. Questa applicazione dovrebbe essere utilizzata anche per le comunicazioni fra l'incaricato al trasporto e lo speditore, anche per il cambio di destinazione e rientro integrale della merce. Quindi sono tutte quelle situazioni che si verificano che modificano l'intenzione originale di quando è stato emesso il DAS e di come viene movimentata la merce. C'è da dire che ad oggi di questa applicazione web responsive non c'è nessuna notizia, quindi non è stata ancora messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane, sono loro che si occupano di questo. Non è stato neanche indicato un eventuale requisiti e caratteristiche tecniche per sviluppare una tale applicazione. Quindi al momento rimane quello che era un po' quello che succedeva prima col cartaceo, che l'incaricato al trasporto deve annotare sul DAS. Non ha una validità ai fini di legge questa annotazione. L'incaricato al trasporto dovrà chiamare lo speditore per poter attivare, poi dopo, nei casi di cambio di destinazione o rientro integrale della merce, di produrre gli eventuali messaggi per comunicare la variazione del trasporto originale. Per quanto riguarda gli obblighi del destinatario interconnesso e non interconnesso, queste sono due definizioni che sono presenti nella determinazione, destinatario interconnesso, destinatario che è censito all'Agenzia delle Dogane, ha un suo codice ditta e un suo codice accisa. Per cui l'atto della ricezione dovrà lui fare il messaggio di ricevimento della merce, indicando che è stata accolta, oppure se non è stata accolta, motivare i motivi del rifiuto della merce, mentre invece per l'obbligo del destinatario non interconnesso, ossia che non è registrato all'Agenzia delle Dogane, non è in possesso di un codice ditta, dovrà preoccuparsi di conservare le DAS e di annotarsi nel registro di carico e scarico praticamente tutti i dati della qualità e la quantità di prodotto ricevuta e la motivazione della ricezione della merce. Qui va detto che è una cosa che si era detto, era stato comunicato inizialmente dall'agenzia, ma al momento non si verifica. Sembrava che fosse lo speditore che si faceva carico di fare il rapporto di ricezione nella consegna del destinatario non interconnesso. In realtà non deve essere emesso un rapporto di ricezione, verrà scartato dal sistema automaticamente. Nella determinazione, poi dopo, vengono definiti quali sono le procedure da seguire, quindi tutto quello che bisogna fare nel caso di cambio di destinazione integrale della merce e
E quindi che deve essere emesso il messaggio di cambio di destinazione, nella determinazione vengono indicati quali sono i dati obbligatori, quindi i dati del nuovo destinatario, il codice di riferimento del DAS originario soggetto al cambio di destinazione, i dati di riferimento del DAS originario, i dati di ubicazione del nuovo destinatario e, nel caso di emissione di una fattura elettronica, anche i riferimenti a questa fattura, l'eventuale nuovo depositante, l'eventuale nuovo soggetto primo cessionario. Quindi nella determinazione ci sono indicati tutti i dati che poi dopo di quando andrò ad emettere il messaggio di cambio di destinazione della merce. Quindi una volta che viene spedito il messaggio ai servizi telematici, alla sua validazione rende disponibili i dati delle DAS originarie e i dati di registrazione del cambio di destinazione, aggiungendo un numero progressivo al documento che viene prodotto dal cambio di destinazione. Nella determinazione viene determinato che lo speditore è tenuto a comunicare all'incaricato del trasporto i dati del cambio di destinazione. E poi dopo lo stesso speditore si preoccuperà di inviare il nuovo DAS con indicati le variazioni. È un DAS non scorta merce, in modo che la contabilità del destinatario la possa venire aggiornata. Allo stesso modo c'è il cambio di destinazione parziale della merce, e quindi quali sono tutte le sue modifiche, per cui avrò che comunque al destinatario originario, che a parte della merce rimane a lui quello che è il DAS originale, gli verrà mandato un DAS non scorta merce in cui c'è la rettifica con le effettive quantità che dovrà indicare nel suo registro di carico e scarico. E poi dopo ci sarà comunque il cambio di destinazione per la produzione del DAS non scorta merce, da poi dopo inviare al nuovo destinatario affinché assolva ai suoi obblighi di tenuta del registro. Cui sarà sempre lo speditore che, nel momento in cui per il destinatario originario del primo DAS, creerà questo messaggio di DAS e dichiarerà che non è scorta merce. Per cui nel cambio di destinazione parziale la determinazione ci indica che dobbiamo fare due documenti. Per il destinatario originario ha già il suo DAS, gli produrrò un ulteriore DAS per la rettifica delle quantità e della qualità della merce, in cui sono indicati i riferimenti del DAS originale. Per il nuovo destinatario andrò a creare invece il messaggio di cambio di destinazione per indicare quali sono le quantità che effettivamente vengono dirottate. Chiaramente questa qui è la procedura da seguire anche nel caso dell'introduzione della merce. Quindi il cambio di destinazione parziale consegna parte della merce che era stata originariamente pattuita e farò il DAS di cambio di destinazione indicando come emittente me stesso per indicare la reintroduzione della merce. Per cui è lo stesso flusso di documenti che vengono fissati, quello, la differenza è il destinatario che ritorna ad essere sempre me stesso che ho spedito la merce. Nella determinazione direttoriale vengono definiti anche quali sono i trasporti gestiti con il DAS collettivo. Praticamente questa situazione è: faccio uscire la merce con un autobotte che andrà a consegnare la merce a più destinatari. Scusate. Per cui abbiamo la definizione di due particolari consegne a più destinatari: il trasporto con autobotte, niente di misuratore volumetrico per carichi predeterminati, e il trasporto con autobotto munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati. Quindi, nel primo caso, è nota la quantità che devo consegnare ad ogni singolo destinatario, nel secondo caso è invece
Non è nota la quantità che andrò a consegnare. Questi autobotti con misuratore volumetrico, che del settore non ho bisogno di spiegare, che comunque sono misuratori che devono essere certificati dalle dogane che hanno dei sigilli, quindi hanno tutta una serie di caratteristiche che sono state già monitorate dall'Agenzia delle Dogane precedentemente. Per quanto riguarda il trasporto con autobotte per carichi predeterminati, io andrò come speditore ad emettere tanti DAS quanti sono i destinatari. Quindi viene fuori un plico di DAS che consegnerò all'incaricato del trasporto per quando dovrà fare tutte le consegne. Per questo tipo di trasporto, nel documento ci può essere un'unica voce di prodotto, un unico articolo. L'incaricato al trasporto è obbligato a vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo destinatario della merce. Quanto riguarda il trasporto con autobotte per carichi non predeterminati, la situazione risulta un attimo diversa. Per cui, rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente di carichi predeterminati, qui non è obbligato ad esserci un unico articolo, possono esserci più articoli, più prodotti. In questo caso, che ci sono più prodotti, devono essere messi tanti EDAS collettivi. Questo documento prevede quindi che sono indicati più destinatari in un unico messaggio. E quindi dovrò emettere tanti EDAS collettivi per quante sono le tipologie di merce consegnate. Una volta che viene mandato il DAS collettivo ai servizi telematici delle dogane, le dogane alla sua validazione, e va tutto bene, emetterà tanti EDAS non scorta merce privi della quantità di prodotto da consegnare. Quindi il plico che darò all'incaricato al trasporto è abbastanza voluminoso. Alla consegna della merce da parte dell'incaricato del trasporto al destinatario, lo speditore emetterà tanti rapporti di ricezione quanti sono gli EDAS non scorta merce e il rapporto di ricezione dell'EDAS collettivo. Chiaramente, nei rapporti di ricezione andrò ad indicare quello che sono tutte le quantità che il trasportatore ha consegnato al destinatario, preso dalle misurazioni dell'autobotte, per cui l'incaricato al trasporto, come succedeva prima, si annota qual è la lettura iniziale dell'autobotte e quella finale per stabilire qual è la quantità. Quindi lo speditore andrà a emettere i rapporti di ricezione di quegli EDAS non scorta merce con indicate le letture. Diciamo che questo è tutto l'ambito di questa determinazione, quindi qualora ci sia qualche dubbio su come bisogna fare, è la determinazione 139764 che determina, che indica cosa bisogna fare nella casistica. Che cosa c'è ulteriormente nella determinazione direttoriale? La procedura di riserva. Ossia, cosa succede e come mi devo comportare nel caso in cui il sistema internet non funziona. Per fare un esempio, c'è una lavorazione nella strada di dove ho il deposito, una ruspa trancia i cavi della compagnia telefonica e io sono senza internet. Questa procedura di riserva è comunque indicato fin dai tempi del regolamento del 96, è stata ulteriormente ampliata, come indicato anche nella circolare 34 di settembre 2020, quindi è stata formalizzata come adempimento già in un momento immediatamente precedente l'obbligatorietà del DAS elettronico, che nel caso c'è un'indisponibilità devo avvisare l'Agenzia delle Dogane. E se questa interruzione è un'interruzione di breve termine, non c'è bisogno di fare altro, l'Agenzia delle Dogane è avvisata che per un certo periodo di ore,
o di pochi giorni non ho la possibilità di inviare i DAS, lo farò successivamente indicando nel messaggio che è un DAS a modalità differita. Se invece l'interruzione può durare più di un giorno, allora dovrò recarmi all'Agenzia delle Dogane, la quale mi produrrà una modulistica con la bollatura a secco in modo da poter far circolare la merce, perché per legge la merce è obbligata ad avere un documento autenticato delle dogane che ne legittima il trasporto. Una volta che ritorno ad avere di nuovo la possibilità di fare gli invii telematici, questi DAS cartacei andranno ad essere inseriti come messaggi DAS indicato come invio differito. Quindi andrò a praticamente ad allineare quello che è tutto il registro di carico e scarico presso le dogane, ma non dovrò più rifare il discorso di andare a ristampare il PDF con il CRS, il glifo, eccetera, perché l'avevo già assolto tramite questa indicazione. Questa qui era la procedura di riserva che era stata anche data come possibilità per un periodo massimo di 60 giorni per l'impossibilità di poter sopperire all'obbligo dal 1 ottobre dell'emissione del DAS elettronico. Cosa fare se qualcosa non funziona? Quindi c'è qualcosa che non funziona con i documenti e tutto il resto. D'accordo che ci fate sapere a noi tramite una segnalazione di EasyPass che c'è un problema nell'ottica. Ma se questo qui riguarda comunque anche un funzionamento che non è chiaro che sia effettivamente un problema dell'app, o un problema nostro, diciamo, in generale. Comunque, qui ho messo quello che è l'indirizzo per fare i contatti all'assistenza delle dogane. È una buona cosa che in caso di una situazione anomala fra tutta questa comunicazione dei messaggi, aprire un ticket di assistenza alle dogane e oltretutto comunicatecelo, perché noi tramite l'Associazione Nazionale Produttori di Software abbiamo un canale di comunicazione con tutte le amministrazioni pubbliche e anche qui nel caso dell'Agenzia delle Dogane. Nel caso che noi segnaliamo una situazione anomala alle dogane, spesso richiedono qual è eventualmente il ticket dell'assistenza che è stata aperta dal cliente, in modo che loro hanno un maggiore numero di dati per poter formulare una risposta o eventualmente nel chiudere la comunicazione. Per cui nel caso di anomalie, è sempre consigliabile dire all'azienda di aprire un ticket di assistenza in modo da esporre qual è la problematica, comunicatecelo anche noi nel caso, anche noi parallelamente andiamo a fare una richiesta di questa situazione anomala, di come comportarsi. Questo è abbastanza importante. Bene. Direi che questa è l'introduzione normativa. Ho cercato di essere il più rapido possibile. Diciamo che queste qui sono poi dopo un po' le nozioni teoriche di quello che adesso vi farà vedere Alessio. Guardo un attimo quello che sono eventuali domande che magari non sono state ancora risposte. Allora, da quando entreranno anche queste, immagino che sia la domanda riferito all'ulteriore estensione. Ancora non è stata resa nota da parte dell'Agenzia delle Dogane una roadmap, ossia quando verranno resi obbligatori gli altri. Penso che questo primo adempimento legato solo alle benzine e ai gasoli sia anche per l'Agenzia delle Dogane una presa di coscienza di quello che sta succedendo realmente, poi dopo stabiliranno chiaramente di questa telematizzazione di questo documento. Se guardo i tracciati XML di cui si basano questi messaggi, trovo già delle indicazioni, per esempio, di quello che possono essere i vini, gli alcoli, per cui si pensa che ci sarà un'estensione che coprirà tutte le casistiche di quello che è questo progetto più ampio che si chiama telematizzazione delle accise. Ma la vecchia telematizzazione mensile, registro contagio, quando andranno in pensione, sono una ridondanza. È vero,
Sono una ridondanza, ma infatti tutto questo progetto e tutto questo discorso che ho appena fatto è proprio nell'ottica di dematerializzare completamente il registro di carico scarico, per cui non sarà più l'azienda che dovrà tenere materialmente questo registro e tenerlo allineato. Ancora lo deve fare, però c'è per la parte dei DAS che c'è un servizio di consultazione all'Agenzia delle Dogane dove si possono vedere i registri e stamparli e tenerne una copia. Però è solo limitato all'ambito dei DAS telematici, dei DAS elettronici. Qualora commercializzo altri prodotti che continuano col DAS cartaceo, li devo comunque tenere conto del registro di carico e scarico, in cui andrò ancora a fare le annotazioni dei DAS elettronici per una sua linearità. Si spera che al più presto avvenga questa dematerializzazione e ci si possa dimenticare del registro elettronico. Allora, vediamo alcune sono già state risposte. L'invio telematico mensile dovrà essere sempre effettuato. Attualmente ancora, da quanto mi risulta, sì. Quindi non si è ancora chiarita la comunicazione delle esigenze finali iniziali che superavano con le procedure cartacee. Sì, non è molto chiaro. L'unica cosa, le informazioni che ho io è che praticamente questi autobotti hanno questi misuratori che comunque stampano uno scontrino di quelle letture. E quindi praticamente l'incaricato, il trasportatore, torna indietro con tutti questi scontrini che dovrà associare a tutti gli ADAS non scorta merce e quindi andare a creare tutti i rapporti di ricezione. Questa non è una cosa che ancora l'abbiamo potuta vedere materialmente. Sappiamo che ancora, anche dalla parte delle stesse dogane, non è stato ancora completato tutto l'iter. Per spiegarmi meglio, nel momento in cui emetto un ADAS collettivo a carichi non predeterminati, l'esito non torna indietro, tutti non scorta merce, devo fare delle richieste per vederle. Quindi ci sono ancora degli aspetti che sono da automatizzare al meglio, se proprio da parte delle dogane. Posso mettere più ADAS e firmarli in una volta sola? Ogni messaggio va firmato, quindi comunque, adesso qui magari è più una domanda da fare ad Alessio che da parte mia. Attualmente so che stiamo lavorando per automatizzare il più possibile la firma elettronica, perché adesso abbiamo il passaggio esterno che devo andare esternamente dall'app per apporre la firma al messaggio, poi recuperarlo nell'app per poi fare l'invio. Nel più breve tempo possibile, tutto questo aspetto sarà automatizzato senza dover fare questo intervento esterno. Per fornitura inferiore ai 1000 litri si dovrà emettere le DAS? Se si è obbligati, io da quello che so sì, però mi riservo un attimo di guardarci bene a questo discorso. Le DAS va comunque emesso qualora si rientri nell'obbligo. Diciamo che questa è la prima risposta iniziale che do. Quindi adesso passo la parola ad Alessio che vi illustrerà quello che è la funzionalità delle DAS dell'app in Mixal. Bene. Adesso che avete visto la parte della normativa e della teoria insieme a Fabio, direi che possiamo passare alla pratica, quindi all'app, al funzionamento dell'app che ha predisposto Passepartout per gestire le DAS. Allora, vediamo intanto cosa vedremo insieme a me. Andiamo avanti. Vedremo innanzitutto quali sono le configurazioni iniziali, quindi quali sono i dati richiesti dall'app per funzionare correttamente. Sia dati di tipo tecnico, quindi certificati, sia dati appunto che vengono richiesti dal DAS telematico relativi ai vostri clienti fornitori, ai vostri articoli, eccetera.
Vedremo il cruscotto che abbiamo creato per gestire l'intero ciclo di vita del DAS. Vedremo poi il draft DAS, quindi come avete visto con Fabio, il DAS vero e proprio, quello che invierete insieme ai vostri prodotti. Vedremo l'annullamento del DAS e vedremo il rapporto di ricezione per i DAS che riceverete dai vostri fornitori. Vediamo subito la parte di configurazione. Come prima cosa, c'è la configurazione del web service, quindi dell'ambiente che utilizzerà l'app per dialogare con il servizio dell'agenzia delle dogane. Ve lo faccio vedere qui su slide e poi andremo anche sul programma. L'app può funzionare in base a su due ambienti, che sono l'ambiente di prova o, come lo chiamano l'ADM, l'ambiente di addestramento, e l'ambiente reale. Chiaramente gli invii lavorando sull'ambiente di addestramento non vengono poi tenuti in considerazione dall'ADM, vi servono per fare delle prove, per vedere magari eventuali errori che ricevete quando inviate i DAS. Invece chiaramente l'ambiente reale, una volta iniziato a utilizzare, voi manderete dei DAS validi a tutti gli effetti all'ADM, dei DAS telematici. Entrambi gli ambienti, sia che decidiate di lavorare con uno sia con l'altro, richiedono i certificati di cui vi parlava prima Fabio. E uno è un certificato con estensione .pem e uno .key. Entrambi i certificati sono il risultato di una lavorazione che viene fatta partendo da un file che viene scaricato dal sito, dall'area riservata dell'ADM. La stessa lavorazione va fatta due volte, quindi sia per l'ambiente di prova sia per l'ambiente reale. Vi faccio vedere sul gestionale dove poi vanno indicati questi dati. Quindi apriamo a questo punto il menu è magazzino, app, gestione DAS. Da questo menu trovate tutte le voci che servono a gestire la procedura del DAS. A questo punto andiamo nella configurazione e appunto configura web service. Qui, come vi dicevo, vedete questi URL sono inseriti in automatico dalla procedura in base a quello che scegliamo di utilizzare, quindi al default dell'ambiente di prova o l'ambiente reale. Quindi non dovete compilarli voi, ma vengono compilati in automatico quando cliccate su uno di questi due tasti. I certificati invece sono i certificati che vi dicevo prima, quindi il certificato PEM è quello SSL e la chiave privata è il certificato.key. La procedura per generare questi certificati, vi ricordo, ve l'ha detto anche Fabio prima, la trovate interamente sul manuale dell'applicazione. Ok, arriviamo, questa era, diciamo, la configurazione più tecnica. Andiamo avanti con la configurazione dei dati. Le prime due cose da configurare sono gli autisti, in cui i campi obbligatori sono sostanzialmente solo nome e cognome, gli autisti su cui saranno gli incaricati del trasporto. E nome e cognome sono gli unici due dati obbligatori. Comunque il tracciato del DAS permette anche di riportare il codice fiscale, nazionalità e licenza DR, quindi li abbiamo indicati come campi che potete gestire. Poi ci sono i mezzi aziendali, anche qui vediamo un esempio. Anche qui per i mezzi aziendali ci sono due dati obbligatori, la targa e il peso vuoto. Entrambi i dati chiaramente sono quelli che trovate sulla carta di circolazione. Potete aggiungere una descrizione e anche un autista abituale. Perché l'autista abituale? Sostanzialmente per avere l'automatismo in cui quando andate a richiamare, nel mio caso, il mio Iveco con targa M, eccetera, eccetera, come autista mi metterà in automatico Zafferani Adelmo. Se andiamo avanti con le configurazioni, abbiamo quella dei dati aziendali, quindi sostanzialmente i dati relativi ai miei depositi di carburante. In questi casi cosa bisogna indicare? Tutti i dati sono obbligatori e abbiamo un codice ditta, che è il codice IT00 più il vostro codice accisa. L'indirizzo e la località, chiaramente, il tipo di deposito e il firmatario. Vedremo poi sul gestionale dove si va a indicare questa tipologia di dati. Andiamo avanti.
Altra configurazione che bisogna fare è quella dei vostri articoli, relativa ai vostri articoli. Gli articoli, appunto, cosa richiedono? Vediamo qui un esempio. E questi, faccio una piccola premessa. Questi sono dati che per voi che già lavorate in questo campo sono più che conosciuti. Si tratta sostanzialmente solo di riportarli. Già li utilizzate per i DAS cartacei, aggiungerei. Si tratta sostanzialmente di utilizzarli, di riportarli all'interno delle tabelle dell'applicazione. Quindi, ad esempio, prendiamo il mio articolo che avevo già configurato nell'anagrafica articoli di magazzino, il gasolio autotrazione. Mi viene richiesto un prodotto di associargli un prodotto energetico e di indicare la densità del prodotto a 15 gradi e la densità a temperatura ambiente. Anche qui, appunto, dati che per voi sono più che conosciuti, si tratta solo di riportarli sull'app. Già che ci siamo, vi faccio vedere sul gestionale. Vedete, siamo sempre qui, magazzino, app, gestione DAS elettronico, sempre configurazione. E abbiamo i nostri mezzi aziendali, quindi prendiamo l'esempio Iveco che vi facevo vedere prima, targa, descrizione, peso vuoto e autista abituale. Figura autisti, anche qui entriamo nel nostro Zafferani Adelmo, cognome, nome, codice fiscale, nazionalità e licenza. Quindi è molto semplice, chiaramente ne potrete configurare, io adesso ne ho due, potrete configurarne quanti ne volete e all'interno dei mezzi aziendali, come vi dicevo, potete collegare un autista al mezzo. Chiaramente, quando andate a generare il DAS telematico, se per l'Iveco con targa ZZ, eccetera, eccetera, quel giorno non è l'autista Zafferani Adelmo, no, non è lui l'incaricato del trasporto, si può andare chiaramente a modificare nel DAS in questione, nel DAS singolo. Questo serve solo a velocizzare il lavoro. Prendiamo adesso gli articoli. Vedete, io ho indicato tre articoli. Questo qui è un altro articolo, sempre che io avevo già codificato a magazzino, perché io già emetto chiaramente fatture, bolle, ordini, coin, indicando le mie righe articolo. Avevo l'articolo benzina, sono andato a associargli un prodotto energetico dalla lista che abbiamo già a disposizione, che è configurata all'interno dell'app, e sono andato a indicare una densità a 15 gradi e una densità a temperatura ambiente. Inoltre, qui abbiamo i dati azienda dove vado a configurare i miei depositi di carburante. Prendiamo ad esempio il mio deposito di Rimini. Vedete, qui mi fa scegliere anche un magazzino. Se io ho i magazzini classici di Mexal già configurati, perché magari li utilizzate appunto nei documenti per dire la merce mi entra nel magazzino 1, mi esce magazzino 2, eccetera, qui andiamo a collegare il numero di magazzino con il mio deposito di carburante. Mi viene richiesto il codice ditta, che è quello sempre IT00 codice accisa, l'indirizzo località, la tipologia di deposito. Come vedete, qui le opzioni sono poche, sono solo tre. In questo caso è un esercente deposito commerciale e il firmatario. Torniamo qua a vedere poi cosa ci viene richiesto. Ok, una volta completati i dati relativi ai nostri prodotti e ai nostri depositi, dobbiamo completare quelli relativi ai nostri clienti e fornitori. Perché sia per i clienti a cui io invierò i DAS telematici, cioè i DAS telematici vengono inviati all'agenzia delle dogane, ma per cui emetto dei DAS, o insomma, a cui invio carburante, o i fornitori che mi riforniscono di carburante, devo andare a indicare alcuni dati. Il codice ditta, che è quello lo stesso che indicavamo per i nostri depositi, quindi T00 più l'accisa del cliente fornitore, che è obbligatoria solo per quei soggetti censiti dall'ADM. Il tipo destinazione, vedremo poi quale tipologie sono disponibili. E il codice ufficio competente invece parliamo del codice ufficio dell'Agenzia delle Dogane, e questo viene dato che viene richiesto solamente per i soggetti non censiti. Quindi che non hanno un codice ditta. Nell'esempio che vi faccio vedere sotto,
Abbiamo un mio cliente, vedete qui al 501.9, quindi già codificato prima in precedenza nei miei clienti fornitori. Gli ho indicato che ha un codice ditta e gli ho indicato una tipologia di soggetto. Visto che è un distributore stradale, quindi soggetto censito, non c'è stato bisogno di dargli un ufficio competente. Ok, vediamo anche questa prima di passare al DAS vero e proprio. Chiudiamo, andiamo nelle anagrafiche, dove abbiamo l'anagrafica CISE UTF e prendiamo, in questo caso prendiamo un soggetto non censito, così vi faccio vedere la differenza. Anche qui, sempre un mio cliente già codificato, tipo soggetto 15, utilizzatore non censito, quindi gli ho indicato direttamente l'ufficio competente, in questo caso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Ancona. Non c'è stato bisogno di indicare il codice ditta anche perché gli utilizzatori non censiti non ne hanno. Ok, fatta questa configurazione iniziale, vi faccio vedere al volo che la stessa configurazione, quella che riguarda i clienti fornitori e quella che riguarda gli articoli, la posso fare dalle relative voci di menu di Mexal. Quindi io se vado in contabilità, rubriche clienti fornitori. Prendo Luca Bianchi, già mio cliente codificato, e tramite il tasto Dati aggiuntivi vedete che ho gli stessi dati che avevo nell'app, direttamente nelle voci di menu del DAS, quindi codice ditta, tipo destinazione, codice ufficio competente. Quindi potete anche valorizzare questi campi passando direttamente dalla vostra rubrica clienti fornitori. Stessa cosa andando nell'anagrafica articoli. Prendiamo il nostro gasolio autotrazione, vedete, dati aggiuntivi, stesso pulsante, e anche qui nei dati aggiuntivi ho la correlazione al prodotto energetico, densità a temperatura ambiente e a 15 gradi. Quindi potete passare anche qui dai vostri articoli precodificati e che già utilizzate chiaramente per i vostri documenti di magazzino. Torniamo qua. Dicevo, fatta questa configurazione, siamo pronti per andare a gestire, a emettere e a inviare i nostri DAS. Il cruscotto che abbiamo predisposto sostanzialmente permette di avere una visualizzazione di tutti i DAS emessi o ricevuti in base a determinati filtri. I filtri quali sono? Il nostro codice UTF, se abbiamo più depositi e quindi gestiamo diversi codici. La categoria del DAS, che sia un DAS emessi o ricevuti, la tipologia, quindi DAS classico, chiamiamolo così, draft DAS, il collettivo o lo scorta merce, lo stato del DAS, vedremo più avanti quali stati può prendere un DAS, quindi da inviare in attesa, accettato o scartato, e chiaramente un filtro sulla data. Il filtro sulla data, il default, come vedete nel mio esempio, è gli ultimi 7 giorni, quindi se voi entrate con data di lavoro, oggi è il 24, vedrete i DAS fino a martedì scorso. I DAS, poi adesso entreremo effettivamente nel cruscotto, vi farò vedere, vengono presentati in ordine cronologico, partendo dal più recente. Questo per facilitare la lettura e chiaramente più probabile che ci interessino gli ultimi che abbiamo inviato. Ok. Un nuovo DAS emesso, come funziona? Adesso ve lo faccio vedere qua sulla slide e poi ve lo faccio vedere nella pratica direttamente sul gestionale. Quali dati ci vengono richiesti? Dati generali, quindi tipo messaggio e origine spedizione. Lo speditore, in questo caso io, sono io che sto emettendo il DAS perché spedisco io la merce. Il destinatario, che sarà i dati del mio cliente. Dati relativi al trasporto. Responsabile, data ora, durata, tipologia, trasporto ferroviario, stradale, eccetera, e unità di trasporto. L'incaricato del trasporto, in questo caso per il trasporto stradale, l'autista, e i prodotti che sto trasportando, chiaramente. Se sono state eseguite le configurazioni iniziali, quelle che abbiamo visto fino a questo punto, vi farò vedere che è sufficiente selezionare i documenti di magazzino, quindi io voglio indicare una fattura. Da quella fattura voglio generare un DAS.
A quel punto avrò un DAS già pronto al 99%. Questo perché i dati dello speditore verranno identificati leggendo il magazzino barra deposito, in questo caso, che ho indicato in fattura o in bolla o in ordine. Il destinatario verranno letti i dati dell'anagrafica cliente. I dati del trasporto e l'incaricato del trasporto può essere indicato direttamente quando emetto il documento, quindi quando faccio una bolla, faccio una fattura, vi farò vedere che dalla testata potrò già indicare i dati relativi al trasporto. I prodotti sono chiaramente le righe articolo del mio documento, quindi della mia fattura, della mia bolla e del mio ordine. A questo punto direi di procedere, vi faccio vedere su app gestione DAS elettronico cruscotto DAS. Ok, come vedete qui ho i filtri di cui vi parlavo prima. Qui posso indicare i miei depositi, qui la categoria DAS, tipo DAS, stato DAS e data e data. L'unico filtro che è veramente obbligatorio, perché potremmo anche eliminarli tutti, l'unico filtro è la categoria DAS. Questo perché? Perché vedremo che se io entro nella lista dei miei DAS emessi, posso andare a emetterne nuovi DAS emessi. Se vado nei miei DAS ricevuti, io quando farò nuovo, starò facendo un nuovo DAS ricevuto. In questo caso facciamo emesso. Vedete, ecco la mia lista di DAS. Vedete, sulla destra vedete la colonna stato trasmissione, quindi vi farò vedere poi man mano che generiamo e inviamo un DAS i vari stati in cui questo DAS passerà, e poi vabbè, il codice OTF relativo al mio destinatario. Questo dato viene fornito dall'Agenzia delle Dogane una volta fatto l'invio, il codice SRC, poi data, numero DAS e la tipologia, chiaramente. Okay, vedo che Anna mi chiede cosa significa fare un nuovo DAS ricevuto. Si parla di un rapporto di ricezione, comunque tra poco ne facciamo anche uno insieme, quindi lo vediamo direttamente sul programma. Adesso facciamone uno emesso. Anzi, prima di fare un DAS, compiliamo una fattura, molto semplice, così vi faccio vedere dove indicare i dati del trasporto. Vengo qui nel magazzino emissione e revisione documenti, facciamo nuovo. Facciamo una fattura molto semplice. Vedete, nel magazzino, dato che viene già compilato di default da emissione e revisione documenti, mi viene richiesto il deposito. Quindi io ho già il mio deposito di Rimini. Vado a prendere il mio cliente, in questo caso il nostro Mario Rossi. E vedete, qui mi si attiva il tasto dati aggiuntivi di testata. Cosa mi viene richiesto? Quindi qui il tipo di trasporto. Facciamo il caso più comune, quindi sicuramente il trasporto stradale. Posso già indicare la durata del trasporto. Facciamo 5 ore. Si parla sempre di ore qui quando ci chiede la durata il DAS. L'unità di trasporto. Trasporto stradale è un veicolo. E infine la targa mezzo. Quindi andiamo a prendere il nostro Iveco e qui il nostro autista Zafferani Adelmo. E lo confermo. Andiamo sempre a fare facciamo la nostra benzina, quantità 100. Scusate se adesso indico quantità o prezzi che non reali, ma del resto questa è semplicemente una prova. E confermo il documento, come faccio di solito. Quindi ok, adesso non sto a stampare la classica fattura. A questo punto io posso andare a creare il mio DAS partendo da quel documento di magazzino. Torniamo qua, gestione DAS cruscotto, confermo direttamente i filtri già impostati e vado a fare nuovo DAS. Vedete, come vi dicevo prima, i dati generali dello speditore, destinatari, del trasporto e dei prodotti adesso sono completamente vuoti. Vedrete che richiamando il documento di magazzino, il 99% del DAS sarà già valorizzato. Quindi tasto in alto, documenti di magazzino. Qui potrei già scrivere la sigla e il numero della mia fattura, però se non me li ricordo ne ho diversi. Vado qui, ricerca, documento, mettiamo FT, facciamo OK.
e vado a prendere la numero 1 barra 8, che è quella che ho appena generato. Ok, vedete? Qui mi ha già letto quindi i dati che vi dicevo prima. Il tipo messaggio, qui si potrà andare a cambiare, ma il default è quello che l'app ritiene essere il più, che noi abbiamo ritenuto essere il più comune, che è quindi la presentazione standard. Dal mio magazzino indicato in fattura mi ha letto che il codice identificativo UTF, quindi IT00 codice accisa, titano petrolio, eccetera, eccetera, e l'origine della spedizione, quindi la mia tipologia che è esercente deposito commerciale. Il destinatario mi ha letto l'anagrafica di Mario Rossi, quindi mi ha già compilato tutto, utilizzatore non c'è sito, codice ufficio, partita IVA e anagrafica. Nel trasporto ha già inserito speditore, trasporto stradale e veicolo, mi ha anche indicato la durata, 5 ore, e comunque posso modificare a mio piacimento prima di inviare il DAS, e mi ha anche riportato il veicolo, vedete, targa e peso vuoto e zafferania Delmo, il mio incaricato del trasporto. L'unica cosa, ah, scusate, andiamo anche qui nei prodotti in balli, chiaramente mi ha riportato la riga che ha trovato in fattura, chiaramente se ne avessi tutta più di una me le avrebbe riportate tutte, relative all'articolo, quindi il mio articolo benzina con il mio prodotto energetico e tutti gli altri che abbiamo, tutti gli altri dati che abbiamo inserito prima. Torniamo qui nel trasporto perché qui mi rimane l'unica cosa che mi rimane da indicare nel DAS, quindi data e ora del trasporto. Come data io accedo alla classica funzione di calendario e dico il camion mi parte oggi, quindi indico la data odierna, 24.11 alle 16. Chiaramente mi hanno aggiornato, il trasporto potrebbe durare di più. Qui durata del trasporto che ho indicato nel documento era 5, non c'è problema, vado a indicare 8, 8 ore. Come vedete, sempre, parliamo sempre di ore. Perfetto. Qui a questo punto sono pronto a salvare il mio DAS. Facciamo salva. Vedete che mi è andato in cima, perché appunto è l'ultimo in ordine cronologico, e mi è andato nello stato da trasmettere. Pallino bianco. A questo punto è attivo il tasto trasmissione per fare firma ed invio del DAS. Vediamolo prima direttamente sulle slide. Firma e invio. Una volta, come vi dicevo, una volta confermato il DAS è possibile inviarlo con il tasto trasmissione. Il file XML viene salvato in locale, dove può essere firmato tramite un dispositivo di firma. E la firma, come vi diceva prima Fabio, deve essere necessariamente di tipo XADES. Per intenderci, non quella che mette il PSTM alla fine. Forse l'avete visto per le fatture elettroniche, la questione PSTM, non è quella firma lì. Quindi tipologia XADES. Comunque adesso vediamo insieme anche una firma in locale. Una volta selezionato il file, avviene la trasmissione al servizio web di ADM. Come dicevamo, può essere che, e come dicevate anche voi, diversi concessionari ce l'hanno fatto notare, è possibile che quando parliamo di numeri elevati di DAS, magari mi partono diversi camion, devo generare diversi file tutti insieme, la questione di salvare in locale il file, firmarlo e riacquisirlo sull'app può diventare un po' faticosa, un po' lunga. Volevo rassicurarvi in questo perché a breve sarà disponibile la firma integrata in Mixal, ci stanno lavorando. E quindi verrà rilasciata il prima possibile nel gestionale. Una volta disponibile, con la firma integrata di tipo XADES, sempre, sarà direttamente Mixal a interfacciarsi con le vostre chiavette USB, con i vostri lettori di smart card, per firmare direttamente all'interno del gestionale, senza dover uscire e rientrare, o comunque utilizzare un programma esterno. Vediamo insieme la procedura. Vediamo insieme la procedura, quindi questo è da trasmettere, clicco su trasmissione, vedete, lui mi chiede specificare il percorso dove collocare il file. Questo potrà essere poi salvato direttamente nelle configurazioni dell'app, così non me lo chiedo ogni volta. Adesso comunque glielo do. Io mi sono creato in locale una cartella che si chiama EDAS, che
Lui, vedete, firmare il file e questo è il nome del file che mi ha generato. Vi faccio vedere la cartella con il relativo file, eccolo qua. Vedete? Questo qui, file XML, è il file che mi ha generato l'applicazione. 815 è il codice dei DAS normali, classici, chiamiamoli così. E adesso vado a firmare il file. Sul manuale abbiamo consigliato un paio di programmi, ma ce ne sono diversi. Io, ad esempio, qui utilizzerò Aruba Sign. Faccio firma. Lui mi chiede, trascina qua il tuo file da firmare e lui carica il file. Vedete, qui formato firma. È importantissimo che indichiate Exades. Vedete, l'estensione rimane XML, non è PSTM. Prosegui. Vado a indicare il PIN e facciamo firma. Ok, vedete adesso qui nella stessa cartella di prima, vediamo questo, stessa cartella di prima mi ritrovo un file, poi questa dicitura cambia da programma a programma per quelli che eseguono la firma, comunque è un file firmato. Andiamo qui, elenco file e gli diamo proprio il file firmato. Perfetto, elaborazione in corso, acquisito sistema. Quindi non ho avuto errori di tipo formali all'interno del file, altrimenti mi avrebbe già dato un errore. Il file è stato acquisito a sistema. E vedete che qui stato trasmissione mi passa in attesa, pallino giallo. Se avessi avuto un errore di tipo formale, magari ho indicato un codice accisa erroneamente, una partita IVA erroneamente, quindi con meno caratteri di quelli richiesti, eccetera. Avrei avuto un errore trasmissione. Vedete, qui vi ho tenuto un DAS che mi è stato scartato direttamente con quella tipologia di errore, errore trasmissione. Torniamo qua, prima di fare il controllo sull'esito. Ecco qua, qui vi riassumo sostanzialmente quali sono i possibili stati. Una volta inviato lo stato, una volta inviato, scusate, lo stato trasmissione risulta in attesa, pallino giallo. Con il pulsante prelievo esiti viene ricevuto dall'ADM l'esito del mio invio. Quindi esito KO, pallino rosso, c'è stato un errore nell'elaborazione esito e l'ADM mi fornirà, come vi diceva prima Fabio, mi fornirà il motivo di questo scarto, di questo esito KO. Esito ok senza PDF, questo qui sostanzialmente vuol dire che è stato validato, l'invio è andato correttamente, ma non è ancora disponibile il PDF che poi dovrò stampare e dare al mio trasportatore. Si tratta sostanzialmente, abbiamo visto, di una questione di pochi minuti. Quindi se vi arriva questo stato, aspettate un minuto, riprovate a chiedere l'esito e vedrete che sarà disponibile anche il PDF. A quel punto vedrete esito ok, stato validato. Pallino verde. Una volta che avete lo stato validato con PDF, sarà possibile stampare il PDF con il famoso glifo da consegnare al trasportatore. Vediamolo qua sul programma. Torniamo qua, ci posizioniamo sul mio DAS appena inviato e facciamo, tasto in basso, prelievo esiti. Elaborazione in corso. Vediamo se mi danno già riscontro. Ottimo, vedete? Come vi dicevo, elaborazione ok completata con esito finale. Visto che una volta inviato abbiamo aspettato un po', c'è già anche il PDF, non abbiamo lo stato quello senza PDF. Lui mi riporta la data e ora della validazione e l'identificativo SRC che viene attribuito poi al DAS. Ok? Ora vedete validato pallino verde. Se io entro con modifica DAS, ho anche qui un riepilogo dei movimenti. Faccio cliccando su validazione, vedete acquisito sistema, bene. Stampa DAS qui in basso mi permette di visualizzare e di stampare il famoso DAS cartaceo con il grifo, quello che poi terrò io, consegnerò anche al trasportatore, eccetera. Questo qui il grifo è il QR code sostanzialmente. Ok, torniamo da noi.
Quindi io ho inviato il mio DAS, sono a posto, il camion può partire, il giro più semplice, più facile l'abbiamo visto. Cosa succede se però devo annullare questo DAS? E lo devo annullare, l'annullamento, come diceva prima Fabio, è previsto solo nel caso in cui ancora la spedizione non sia partita. Cosa devo fare? È possibile annullare i DAS emessi e inviati tramite il tasto annullamento, lo vedremo poi anche sul Mexal. Il DAS verrà trasformato in un annullamento DAS e sarà necessario procedere nuovamente a firma e invio. Me lo chiedeva qualcuno nelle domande. Sì, anche il DAS di annullamento richiede la stessa procedura di firma e invio. Vedremo che avremo un nuovo stato annullato, con gli stessi pallini, gli stessi colori di prima. E all'interno dell'annullamento verrà riportato l'SCR che ci ha fornito l'agenzia delle dogane. Il numero interno del DAS. Ci verrà richiesto il motivo per cui sto annullando il DAS, ma questo lo vediamo meglio direttamente sul programma. Rientriamo in modifica del nostro DAS appena inviato e vedete il tasto annullamento. Lui mi chiede, appunto, come abbiamo visto, riporta i codici e mi chiede per quale motivo stai annullando questo DAS? I motivi che ci predisposti dall'agenzia delle dogane sono 5 sostanzialmente, a parte altro, un errore mio di trascrizione quando l'ho emesso, la transazione commerciale interrotta, mi hanno annullato un ordine, per qualche motivo non può più ricevere il prodotto, messaggio DAS elettronico duplicato, quindi ho sbagliato, ho mandato due volte lo stesso DAS per due volte. Movimentazione non iniziata alla data di spedizione, quindi ad esempio nel mio caso avevo indicato che in data odierna alle 16 doveva partire il camion, per qualsiasi motivo non è potuto partire, io annullo il DAS che avevo già emesso. Facciamo la prova, nella mia prova indicherò transazione commerciale interrotta, informazioni, io qui vado a dire ordine annullato, poi sicuramente voi che lavorate in questo ambito conoscerete meglio di me. Motivazioni per cui può succedere una di queste casistiche, quindi poi andrete a indicarle e facciamo salva. Confermi l'annullamento? Sì. Ok, vedete, nello stato dei movimenti si è acceso il pallino bianco su annullo e anche qui a lista, pallino bianco su annullo perché lui è tornato da trasmettere. Come vi dicevo, anche per l'annullo, stessa procedura, firma e invio. Procediamo di nuovo, trasmissione, elenco directory, gli diamo la solita cartella che abbiamo predisposto. Vi faccio vedere il nome file. Vedete, qui sono ancora i file precedenti relativi al DAS che ho già inviato, li posso anche cancellare. E abbiamo il file dell'annullo. Come vedete, il codice è diverso, non è più 815 ma 810. Quando sarà disponibile chiaramente la firma interna gestionale, poi non vi dovrete nemmeno più preoccupare di guardare questi file. E procediamo con la firma, esattamente come abbiamo fatto per il DAS precedente, Xades. Prosegui. Firma. Ok, vedete, mi ha creato firmato e glielo vado a far acquisire di 810 signed. Ok, lui spedisce e rientra nello stesso identico giro del DAS normale. Quindi, ok, acquisito sistema. Faccio una verifica, forse adesso è un po' presto, vediamo il prelievo esiti. No, perfetto, CESA, elaborazione ok, completata con esito finale. Vedete che anche qui. Stato trasmissione ha seguito lo stesso andamento, quindi era diventato giallo il pallino e quando ho fatto prelievo esiti è diventato verde perché è stato validato anche il mio annullo e il DAS è correttamente annullato. Bene, a questo punto vediamo la procedura per il rapporto di ricezione, perché fino adesso abbiamo visto i DAS che io ho emesso verso i miei clienti, quindi per la merce che io spedisco. Adesso andiamo a vedere il rapporto di ricezione, quindi quando i miei fornitori mi mandano prodotti soggetti ad accisa, quindi che
che necessitano un DAS. Chiaramente il trasportatore che ha mandato il mio fornitore mi consegnerà quel PDF cartaceo che noi facciamo per i nostri clienti, quindi lo riceveremo dal nostro fornitore, e dovremo andare a mandare all'ADM un rapporto di ricezione per dire io ho ricevuto questi prodotti. Nel rapporto di ricezione è un po' più semplice, chiaramente stringato di un rapporto classico. Quindi, cosa ci viene richiesto? I dati del DAS ricevuto, quindi quelli che ci vengono forniti, che leggeremo nel PDF, quindi il codice SCR, il numero del DAS e la data. I dati dello speditore, quindi lo speditore chi è in questo caso? Il mio fornitore. I dati del destinatario. Sono io, cioè uno dei miei depositi, e la nota di ricevimento. Vediamo ora, creando un DAS di ricezione, cosa poi viene richiesto nella nota di ricevimento. Andiamo sul programma. Da qui sono ancora nella lista dei miei DAS emessi, torno nei filtri, tasto filtri, e vado a indicare che voglio vedere i miei DAS ricevuti. Faccio ok. Eccoci qua, questa è la lista dei miei DAS ricevuti sempre poi negli ultimi 7 giorni perché ho lasciato il filtro sulla data. Andiamo a fare il nuovo DAS come prima. Ok, qui dovrò indicare quei dati che leggo nel cartaceo che mi ha fornito il trasportatore, l'incaricato del trasporto del mio fornitore. Io qui chiaramente indico dei dati completamente casuali. Anche qui i dati. A caso data odierna. Vedete che qui posso, in speditore, posso andare a prendere i miei fornitori, cioè quelli per cui ho codificato il codice identificativo UTF. Posso anche andare a prendere la mia lista dei fornitori, chiaramente poi andrò a prendere Enas Energia che ho già codificato. Nei dati del destinatario vado a scegliere a quale deposito codice CISA ho ricevuto la spedizione, sempre il deposito di Rimini. E la nota di ricevimento, qui vado a indicare uno, la data del rapporto, quindi del suo DAS. Facciamo che data odierna, per stare sul semplice, data arrivo del prodotto, anche qui è arrivato oggi, io faccio già il DAS di ricezione. E mi viene richiesta un esito della ricezione. Vediamo quali sono le possibili opzioni. Sono quattro. Ricezione accettata e soddisfacente. È andato tutto benissimo. Ricezione accettata, anche se ci sono dei motivi di insoddisfazione, li vedremo dopo. Non ho accettato il prodotto, quindi ricezione rifiutata. E ho accettato solo parte del prodotto, quindi ricezione parzialmente rifiutata. Nel nostro caso facciamo una ricezione accettata anche se insoddisfacente. Qui nelle note potrete andare a dettagliare il motivo dell'insoddisfazione, ma soprattutto vedete si abilita questo tab, motivo insoddisfazione. Se lo clicchiamo, per ogni riga di prodotto, quindi riga 1, riga 2, eccetera, eccetera, possiamo andare a indicare un motivo per cui non siamo soddisfatti. Mettiamo che io ho ricevuto un DAS dello stesso tipo di quello che ho inviato prima, quindi solo una riga di prodotto, solo benzina. Quindi indico riga 1, codice motivo, anche qui abbiamo sempre un elenco, altro, eccedenza, calo, beni danneggiati, sigillo rotto. Qui vado a dire beni danneggiati, me ne invento una, informazioni aggiuntive, beni danneggiati. Come sempre voi conoscete le casistiche. Molto meglio di me, quindi andrete poi a dettagliare qual è la casistica. Ok, facciamo salva, confermi generazione del rapporto? Sì, e vedete, mi viene qua in alto perché è l'ultimo che sto in ordine cronologico. Stato trasmissione da trasmettere, pallino bianco, identico a quello che abbiamo visto per il DAS di inviato. DAS emesso. Facciamo stessa cosa, quindi trasmissione, elenco directory, desktop, EDAS, salviamo qua.
firma. Vedete, c'è un ulteriore codice 818 che è quello per i DAS ricevuti. Firma Xades. Prosegui. Inserisci PIN e firmiamo. Come vedete, anche firmando esternamente, una volta che ci avete preso la mano, è piuttosto rapida la questione. 818. Inviamo. Ok, anche questo formalmente corretto, acquisito sistema. In questo caso, visto che ho indicato dei dati, soprattutto nel codice SCR, io non ne avevo uno reale, ma dati completamente casuali, se facciamo il prelievo esiti, vedete, ho un'elaborazione KO con esito e mi dice l'esito della movimentazione. Così vediamo anche, nel caso vi rifiutino i DAS, che la DM vi dà poi una descrizione di quello che è il motivo del rifiuto. SCR, numero progressivo del DAS, non presenti in base dati. Chiaramente me li sono inventati completamente casuali. Quando voi inserirete dei DAS ricevuti effettivamente, questo problema non si porrà neanche. Però poi vediamo che lo stato diventa pallino rosso e errore elaborazione esito. Qui non sto poi a correggerlo e inviarlo perché appunto non ho un dato reale da farvi vedere.